maglia nera in Europa, -11,2. Il nostro paese come dovrà reagire? Ma con l'orgoglio di un paese che, pur essendo stato colpito prima e più degli altri, ha reagito complessivamente molto bene a questa crisi, prendendo le decisioni giuste che altri paesi hanno poi seguito e dimostrando anche uno spirito di coesione e di collaborazione nazionale notevole. E poi deve reagire con il sentimento di urgenza di dare una risposta a questa che in Italia, come in Spagna e come in Francia, si sta dimostrando una crisi più grave che negli altri paesi europei. Commissario, scusi, su queste due risposte, il decreto semplificazioni, quello che sta facendo comunque l'Italia in questo momento, va nella direzione in qualche modo dell'Europa, cioè per chiedere l'Europa a questo? Noi i decreti li valutiamo quando arrivano, penso che non sia arrivato neanche al Parlamento italiano, ma certamente l'obiettivo di cui ha parlato il governo in queste settimane è uno degli obiettivi importanti di riforma anche per l'Unione Europea.